Amici telesmondiani, ben tornati nel canale dei King. Allora, video dalla playa. Amici, come vedete, giornata stupenda, la gente qui alla playa della Scandella prende il sole. Sì, l'acqua un po' fredda, però c'è un po' di vento. Però tutto ok, ragazzi. Vi aspetto qui a Gran Canaria. Mi raccomando, condividete a raffica tutti i video del blog luigidelfo.it, link in descrizione. Ragazzi, che vi devo dire? Devo fare un video, una riflessione riguardante la Fitness Italia e aggiungere qualcosa rispetto al video di Danny Lazzarin che ho condiviso sul blog. Non solo ho condiviso il video, ho condiviso ciò che ha detto. Ragazzi, Danny Lazzarin ha fatto un video veramente da condividere. Andate sul blog e andate a condividere il video. Amici, da quanto tempo lo dico io che nella Fitness Italia fanno cagare tutti sti pagliacci? Ragazzi, si fanno innanzitutto i dissing tra di loro. E non i dissing come faccio io. Io faccio i dissing e li ho fatti anche allo stesso Danny Lazzarin, che sono spettacolo, e l'ho sempre detto, ragazzi, l'ho sempre detto ragazzi che i miei dissing sono spettacolo. Io non faccio parte della Fitness Italia, io faccio parte del YouTube mondiale. Siamo i king di YouTube, ragazzi, siamo una web television. Parla di tutto la nostra web TV, politica, attualità, deep state, sport, tutto, tecnologia, tutto, ragazzi. E noi possiamo permetterci il lusso di fare i dissing. Amici, i nostri dissing sono dissing generici, dove io dico: buffone, ti spacco la faccia, sei un buffone, dopato. Che, ragazzi, che Lazzarin stesso si è messo a ridere quando ha visto i miei dissing, e mi ha scritto pure in passato quando avevo i video, e anche qualcuno che li ho fatto adesso nel nuovo canale. Ma ciò che dice Lazzarin è sui dissing trasportivi, cioè criticare l'esecuzione della panca, del tizio, criticare come fai i bicipiti, criticare l'esercizio, criticare il fatto, vabbè, che sia dopato. Ma lì ci può stare. Ma anche stesso, ragazzi, se tu sei uno sportivo, che ti metti a fare i dissing e a dire che l'altro è dopato? Pensa a te stesso. Tu che fai powerlifting, pensa a te stesso e critica la tua stessa federazione, perché dentro la stessa federazione c'è gente dopata. C'è gente dopata, anche perché, ragazzi, tutti questi qui che fanno powerlifting e dicono che sono natural, ragazzi, sono pochi quelli natural. Si dopano tutti, fanno i cicli, poi si staccano e vanno in gara dopo 3-4 mesi che hanno staccato il ciclo, hanno il sangue pulito e dicono che sono natural. Ma sono dopati perché durante gli anni il doping rimane nel corpo, ragazzi, si toglie sì dal sangue, ma rimane l'aiutino, rimane l'aiutino. Amici, è inutile che poi criticate alla gente dopata, voi. Io lo posso fare, perché sono l'atleta più forte a livello mondiale natural. Sono uno youtuber che fa video informativi qui, generici, come WebTV. Ma voi che siete sportivi, o che gareggiate, o che fate gli influencer del fitness, non vi potete permettere il lusso di criticare gli esercizi degli altri. E poi un'altra cosa, la moda di oggi. Ragazzi, che su Instagram, pure su YouTube stesso, ma di più su Instagram, Facebook, sulle storie e anche su YouTube è nata la moda che innanzitutto i personal trainer sono tantissimi ora, tantissimi, tutti si mettono su internet e fanno i personal trainer e spiegano, ragazzi, e fanno i saputelli, tutti si mettono a criticare l'esercizio. Per esempio, arriva un tizio e smettila di mangiare troppi carboidrati, inizia a fare la dieta carnivora e diventerai muscoloso come me. Poi c'è l'altro che dice: diventa come me se mangi solo verdure. E poi c'è l'altro che dice: smettila di fare questo esercizio sulla panca, fai solo questo. Come l'altro ieri che ho criticato un buffone che aveva fatto un video su Instagram dove criticava questo esercizio, ragazzi, con i due manubri stringendo il petto e salendo questo esercizio qui con i due manubri attaccati, che serve per la parte centrale del petto. Io lo faccio, è fenomenale questo esercizio. Questo qui fa un video su Instagram dove dice: smetti di fare questo esercizio, fai le classiche spinte che servono 10 volte meglio di questo qui. Ragazzi, un buffone. Lo fanno solo, ragazzi, per attirare l'attenzione della gente,
Perché la gente sta lì e dice: ah, se lo dice questo qui che è muscoloso, che ha il corso, che mette la grafica bella, possibilmente è vero. Per criticare magari che c'è il personal trainer, per esempio io, che faccio fare a un mio amico, al mio cliente, faccio fare per esempio l'esercizio questo qui, o qui lo promuovo su YouTube, lui fa sto video per criticare questo esercizio e magari quell'utente là che dice: ah, ma però Luigi Man mi consiglia questo esercizio, questo tizio qui mi sembra più valido, e allora do confidenza a questo, do credibilità a lui e non lo faccio più, e lascia a me per esempio se va nell'altro. Ragazzi, criticano gli esercizi pure, è una follia. Pure Luigi Colbax, che saluto, l'altro giorno ha fatto un video sul suo canale dove ha detto: basta, smetto, toglierò i social, farà solo video su YouTube dove spiega gli esercizi e continua a fare la sua strada su YouTube spiegando gli esercizi. Ma se tu sei un personal trainer, devi spiegare gli esercizi, devi farti la tua strada. Finiscila con ste cazzo di dissing. I dissing me li posso permettere io, me li posso permettere per far sorridere e fare dissing così, fare spettacolo. Ma tu che sei un personal trainer, se vuoi fare la persona seria, finiscila di dire: questo esercizio non si fa, questo di qui non si fa così, la correttezza è così, il fermo è la cosa. Lazzarin mi ha fatto un'osservazione, King, per esempio. Che cazzo criticate? Non faccio i nomi, ma voi sapete chi sono sti youtuber qui che fanno i saputelli della panga, i saputelli dello squat. Che cazzo critichi, per esempio, me che faccio la panga, se io sono un arm wrestler e non sono neppure un powerlifter? E tra parentesi, sul canale YouTube faccio i video, ragazzi, come ho detto, informativi anche sullo sport, e non c'entra nulla se io per esempio faccio la panca senza fermo, perché a me del fermo non me ne fotto un cazzo, non faccio le gare di panca io. O per esempio se faccio la panca a metà, o per esempio se faccio la panca con la barra per esempio qui sul naso, la facciamo così perché noi arm wrestler la facciamo differente, per stimolare la parte del gomito e la parte del tricipite, perché ci serve nel braccio di ferro. Noi la facciamo differente perché siamo bracciaferristi. Arriva il buffone di turno che su YouTube arriva e fa il saputello e viene a criticare. Oppure critica un influencer giovane che fa lo stacco, come ha detto Lazzarin. Ma che cavolo ci critichi? Che cavolo ci critichi? Ma non è che ti diventi più... È che purtroppo il web, come dice Lazzarin stesso, e ho detto io anni, da anni, il web è pieno di personaggi, come per esempio il primo che è uscito fuori, Master Waddera, che ragazzi, il primo è stato Master Waddera 5-6 anni fa, a uscire fuori, a fare i dissing e a mettere odio tra gli utenti. È stato lui, e io sono stato il primo a strongare Master Waddera, qui sul web. Ragazzi, e Lazzarin dice bene. Quello è un imprenditore, ragazzi, è un imprenditore, e fa bene a togliersi da queste negatività e non dare visibilità a nessuno, perché ragazzi non è possibile andare avanti con queste cazzo di dissing. Finitela, uno solo può fare dissing, il re dei dissing, io posso fare dissing e ci divertiamo. Ma io, ragazzi, mi alleno, avete capito? Ultimamente anche Andrea Presti è entrato nel ciclone dei dissing, che lo stanno super dissando. Anche perché se la fanno cercare pure Andrea Presti, parla di Sanremo, fa video per esempio con Amy Schilla, alleniamoci con Amy Schilla. Un bodybuilder, ragazzi, secondo me dovrebbe fare video inerenti allo sport, e sta cosa che fa, alleniamoci con Tizio, alleniamoci con Caio, secondo me è anche nociva al canale YouTube e all'immagine del personaggio. Perché non è possibile, Amy Schilla è un cantante e lo mette lì. Posso capire Giampaolo Calvaresi, calisthenics, powerlifting, ma Amy Schilla che cazzo è? Un cantante. Arriva uno, facciamo con uno che passa dalla strada, perché no, passa dalla strada no, un influencer, Gabby Giaggi per esempio, Gabby che è famoso, si allena con Andrea Presti solo per fare visite. Io la vedo, ragazzi, dura nella fitness e bodybuilder Italia. La vedo dura, poi si criticano tutti tra di loro, si criticano, e questa qua è sbagliato, ragazzi, è sbagliato. Poi arrivano anche personaggi che criticano senza senso. Che sono queste cose? Meduse. Qualche medusa, ragazzi. Allora, condividete a raffica tutti i video del blog. Il blog spopola,
sono sempre qui con voi, aggiungiamo sempre nuovi utenti e nuovi servizi. Un saluto, arrivederci alla prossima ragazzi, scrivete nei commenti.